Iniziamo questa giornata di lavori, il tema è abbastanza importante perché parliamo di antiriciclaggio, sarà un convegno puramente tecnico, cercheremo di sviscerare quelle che sono le varie problematiche per l'assolvimento di questo decreto legislativo. Qui di fianco a me c'è la dottoressa Isabella Fontana del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ci sono i consulenti delle associazioni di categoria che ci forniranno delle linee attuative e poi ci sarà un secondo momento in cui dopo le varie relazioni porremo delle domande cercando sempre dare risposte concrete. Chiaro che la materia è abbastanza ostica, il decreto legislativo è stato da poco emanato, quindi abbiamo poi la necessità insieme al Ministero appunto di elaborare eventualmente su domande, osservazioni che dovessero giungere delle risposte che siano confacenti diciamo al diritto ma anche all'esecuzione pedissequa da parte degli agenti immobiliari. Oggi siamo ospiti della Camera di Commercio di Roma, questo convegno è stato organizzato dalla Consulta Interassociativa, da FIMA, FIAIPE, ANAMA, con l'ausilio di Tecnoborsa. Per questo motivo porta i propri saluti il vicepresidente della Camera di Commercio di Roma, il presidente di Tecnoborsa, Walter Gianmaria. Prego.